Bentrovati gamer, siamo qui con l'Angelborn, è una beta test, come vedete non è il gioco fatto e finito, ma è veramente super giocabile. Al momento lo trovate in Steam solamente per fare richiesta per quest'ultimo mese prima di incominciare quello che dovrebbe essere il prelancio, immagino. Allora, proviamo a vedere un po' le classi. Il classico fighter, combattente, prete che guarisce e mena, l'assassino, ladro, personaggio nostro, capace di imboscare il core, e il mago del fuoco, il cavaliere non morto, che è un personaggio interessante, non so se sarei in grado di gestirlo, ma molto interessante. Il cryomancer, che è l'opposto del mago del fuoco, la versione non morta. E questo qua è un elfo, dovrebbe essere qualcosa simile a Ranger. È l'unico che in un qualche modo ha un certo tipo di attacco a distanza, ma è abbastanza limitato. E il druido, che è il mago elfo. Allora, io questi personaggi con la magia non è che sia così tanto in grado di gestirlo, però mi piacerebbe provare classe nuova, dai. Un po' un elfo nero questo qua, no, non è. Facciamo così, prendo poi anche la faccia, può essere cambiata, metto con le pecine, fa abbastanza Legolas, occhi verdi, giustamente. Capelli rossi, quello non si può guardare. Mamma mia, ma un colore di cielo, no, niente, lasciamo scuro. Si possono fare le cicatrici, così, no. Sinceramente, anche no. Si può truccare, diciamo. Potrebbe anche avere un suo perché. Ok, allora questo sarebbe il personaggio. Se nascondiamo l'elmetto ci vedrebbero così, ma non lo so, lasciamolo così. Allora, personaggio, nome, Gardel. Allora, abbiamo un personaggio nuovo, questo è il primo giro molto comodo. Abbiamo anche le spade già di base, carino. Allora abbiamo la spada con lo scudo e la spada lunga. Lui credo che non usi il mana, perché non dovrebbe essere un guerriero. Allora, questo, quando usiamo le nostre abilità, che sono queste, che è una spada che ci rotola, ci gira in orbita, diciamo, e può chiamare una spada che ci gira intorno per 8 secondi, quello che colpisce danneggia. E questo qua che ci permette di lanciare fino a 4 spade con la forza della mente, diciamo,
fanno danno e ci recuperano vita. Questa abilità, ovviamente le abilità hanno un uso che va tenuto, diciamo, nel tempo, perché non è che questo è buono. 10 1 9 6, beh, visto che è il primo potremmo anche usare la molesta, visto che è il primo. Siamo qui e c'è un mercante che ci viene della roba e di solito ha dei prezzi abbastanza cari per comprare e non per vendere. L'alchimista ci permette di fare le nostre pozioni, ma non abbiamo abbastanza di queste essenze di vita. Possiamo anche refinare della roba che non l'ho mai fatto, oppure si possono creare delle pozioni particolari. Proviamo a farne una per averne qualcosa da fare un po' di danno, e anche una di queste credo di averissimo. Non abbiamo di che curarci. Vediamo di non morire troppo male, troppo alla svelta. Allora, per chi... Madonna, che questa musica mi sta dando già fastidio. Setting. Audio. Guarda che l'ho abbassata. Oh, ma anche meno, va. Vedi. Ok. Voce di chat. Voce di chat. Bah. Così. Allora, sì, esiste un gioco che sembra molto simile a Primo Colpo d'Occhio, perché è Dark and Darker, però secondo me la differenza che c'è tra quel gioco e questo è vero che i nemici si somigliano abbastanza. Questa è la lobby prima di partire, eh. Adesso si incomincia a giocare, proverò a raccontarvi un po', ma la prima cosa che vi dico è: non è lo stesso gioco, non è la coppia uno dell'altro, perché è vero che usano tutti e due gli stessi le stesse fonti, diciamo, no? per farci il gioco. Il punto è che per quanto è vero che usano tutti e due, se faccio il cambio, questo è tutti e due. Alto, questo dammelo, incendiario, questo cos'è? Buono, 5, lo beviamo subito, questo ci durerà tutta la partita. Una volta che finisce la partita o siamo, veniamo ammazzati. Molte cose si possono rompere per ricavare qualche monetina. Allora, sì. Qua c'è un bel po' di gentaglia. Non c'è nessuno.
là. Allora, come vedete sono abbastanza negato. Non lo nascondo, non sono sempre stato e probabilmente lo sarò sempre. Infatti giocando Warzone mi hanno ammazzato 100 miliardi di volte finché più o meno ho imparato un pochino. Questo purtroppo non mi serve. Qui dov'è? Ah sì sì sì. Allora, qua c'è un cofanetto, abbiamo il baule. Come vedete, a differenza di altri giochi, qua aprire qualcosa è una specie di parto. Questo non mi serve, ma servirà. Ah, questo è interessante. Questo è una cosa interessante. Mettiamolo qui. Questo lo mettiamo qua, così abbiamo quello che ci serve e sappiamo dove cercarlo qualora ci dovesse servire. Oh. Ma c'è più niente, eh? Io non la ricordo, ma purtroppo il buono della spada dello spadone è che allora, questo qua è un gioco che volendo confrontarlo sì, di ferocità, bene. Vediamo anche questo. Spero di non averlo aspettato perché c'era già un altro. Bomba di fumo. I goblin. Madonna, che nervoso. Il problema è che adesso non ho più spade. Ecco perché me ne dava di più. Va bene. Vediamo quello che c'è. 4. Allora, il colore blu mi piace perché, esatto, da bracciali buoni, questi non servono. L'altro cadavere qua, vedete che la luce del colore non
che brutto posto mi sono infilato. Veramente la frutta. Mi ha ammazzato. Peccato, perché era una bella rana. Il livello, come vedete, il personaggio cresce, ma cioè un personaggio di livello, non lo so, per dire 40, invece di partire con 460 parte con 500. Non è niente, ma a questo punto facciamo che ci portiamo le spade che noi abbiamo preso l'altra volta e... portiamo questo, mettiamolo al 5, speriamo che ce la mandi buona. Peccato, perché avevamo trovato della roba buona. Allora, dicevo che il confronto di questo con Dark and Darker, per quanto non sono copie, sono due giochi per me diversi completamente, un po' come Warzone e come si chiama, quelli che saltano come delle molle. Oddio, che buio, buio totale. Aspetta, sono finito, faccio un buco. Questo non mi serve, ma lo prendo per l'esperienza, perché probabilmente si riesce a usare. Di andarlo a disturbare con un personaggio che malapena sta in piedi. Non si va di qua? Devo girare un'altra parte. Probabilmente riuscirei a evitarlo, ma non è che ho voglia di star lì a trafilarlo. Come ti odio. Come li odio questi qua. Oh, questo è buono. Cos'è questo? È una pietra. Sì, è per resuscitare. Non è questo il caso. Madonna, un altro, che palle! Vacca! Cosa è successo? Thank you.
Vieni. Vaffanculo. Una benda, buona la benda. Allora, prima che io di qua devo poi uscire. Mancava solo questo. Dice... Vedo che questo personaggio, quando, essendo un elfo, quando si china diventa invisibile. Non volevo disturbare te. Chiedo scusa. Questa è l'idea del mago.
156 di danno, 158. Via. Palle! Cosa ho ucciso? Vabbè, ah, lupo, l'uomo lupo. Pallaro. Ok, prima che non abbiamo, allora 9% di critico, 10% di critico, questo è tanta roba, metterla adesso vuol dire lasciarla lì perché non ce la facciamo. Con quei grandi dovrei usare le spade, e il problema è che io non sono abituato a usare questo tipo di spade, e quindi purtroppo mi scordo delle sue abilità. Non sono, allora, l'elfo quando si ancora qua, madonna che due maroni. Questa pietra qua adesso il conto per riuscire a fare sali
passo l'uomo pian pianino lo portiamo a casa. Vieni qua. Sono invisibile, lui non mi vede. Un fighter. Quasi sicuramente lui sa che c'è qualcuno. Se io sapessi da che parte andare. Il buono di questo è che l'audio funziona abbastanza bene. Fine, mi ha trovato. Mi sono perso. Prima che mi metto a fare il tank con personaggi che no, non sono in grado di usare. Però devo dire che è carino questo personaggio. Molto carino. Molto carino l'elfo. Mi ispira. Molto carino. Il problema è che combattere a due mani con la spada, cioè con la spada a due mani, ma sempre qua devo partire con due maroni, perché poi il problema
guarisci, ti prego. Ma in teoria dovrebbe cominciare a guarirsi, a dire il vero. Dove sei, infame? Botta di culo a me. Ah, guarda, proprio quello che volevo. Ma che non si posso neanche indossare. Morite. Palle. Dio, come li odio. Allora, più movimento, sì, facciamo calma. Questi possiamo lasciare perché tanto non sanno niente. Non c'è quella finestra da entrare, no, no. Non è questo giro. Vediamo qualcosa? No! Vediamo solo gli occhi per piangere e neanche tanto. Allora, 75, 155, 156, 9 di danno, 8. Sto morendo. Oh, Madonna santa, che fastidio.
C'è un sacco di... Le pressioni che sono abbastanza lente. C'è un canchero lì. Di nuovo la frutta. Non è proprio quello che volevo, ma cos'è questo di scudo? No, Maremma. Vabbè, saliamo di livello. Vediamo come ho fatto qualcosa.
purtroppo non abbiamo... non abbiamo nulla. Potrebbe anche lanciare le torce. Allora, questo qua è tipo Warzone, poi c'è la versione difficile con la zona che si chiude a cerchio, anche stile Warzone. Si va a chiudere. Ma no, non è che mi ispira tanto, infatti l'han cambiato. Perché se il cerchio è casuale come lo era in Warzone, chiaramente abbiamo un problema. Questo pantalone è migliore? Ci sono dei tesori. Infatti quel punto lì è abbastanza... Non si chiude più. Oh, vediamo di ricavare qualcosa.
5 di danno finché scappi o muori. Sarebbe importante scappare da qua. Non credo di aver ucciso quel mago, in tutta onestà. Mi sembra abbastanza poco probabile. Di bestiacce, sembra le zanzare a casa mia, aiutate. Ok, penso che abbiamo pulito. Non mi mordere, ti prego, che c'ho mica voglia. Allora, questo è un tavolo. Di qua. Tupone. Forse c'è dell'altro. Guarda, se te vuoi star lì, io non ho niente, non ho nessun problema. Prendiamoci la protezione. I regrassi. Come giù? 121 3
121.9. Allora ci mettiamo questo. Questa ce l'ho tutto sommato. Questa mi sa che non siamo lì. Si è aperto palle. Allora adesso questo mi interessa. Ah no, non ci sta niente. Il problema è che per Silver, vaffanbego. Qui c'è della silver e qua c'è il coso. Non ce lo mette? Ah, non è quello. Mi tocca correre. Thank you.
Vieni. Adesso me ne devo assolutamente andare. 19 secondi, non ce la faccio. Madonna santa, che nervoso. Sì. Dio, che nervoso, potevo uscire, mi sono perso come un asino, colpa mia. Mia colpa, mia massima colpa. Ma che asino. Prendiamo questo. Andiamo all'alchimista. Visto che questo no, questo è già tanta roba. Questo dovrebbe servire, penso. Vediamo se riusciamo a fare una bella uscita con questo personaggio. Mi piace, è carino. C'ha il suo perché. Vabbè. Solo che la spada a due mani è un certo problema. Vai, attacca! Buona roba. Ok. Ok.
non mi interessa particolarmente, niente di che. Che fastidio, questo lo voglio. Allora, questi sono i play, questi sono i cloth, questo sono cracketons. Ah, questi servono, questo no, via. Questo no, via. Prendiamo il bastone. E questo non ci sta. Niente. Non ci sta. Sette, 17. E guarda, mancanza di medio, prendiamo anche questo. Thank you.
fico 10. Vediamo di uscirne. E cos'altro? Inventario pieno, sono riuscito a recuperare un po' di roba. Torniamo alla lobby. Mi è successo due volte, perché sarò abbastanza imbranato, di morire mentre aprivo il portale, cosa che capirete bene. Allora, una difesa è questo qua. Forza, stamina, destrezza, file, mettiamolo qua. Questo cos'è? Dove fai? Tu sei tanta roba. Questo lo mettiamo da questa parte perché ha il suo por qui. Questo è un 8 di will. 5 di questi lo mettiamo qua, che ci possono servire. Questo abbiamo visto che tutto sommato ha il suo porco. Qui abbiamo un altro verde. Vita 9, 14 vita 7, strike dell'11, 13 di vita, strike del 10, 14, facciamo così perché non ho, questa è tanta roba. Ci valgono 1000, 500, 1000, 10. Sono avanzato un po' di cose. Con un long sword, queste in teoria dovrebbero essere... Ah no, long sword. Questo da 156, 530, 4 di forza, 8 di danno. Meglio. Allora, non ho la vista. Questo non mi serve.
Ma niente. Aveva fatto una maronata. Questa roba. Perché non la posso usare? Devo fare un altro. Questo, allora, shift. Questa tutta sommata adesso da lì vale zero, secondo me non ci serve. Proviamo a fare un'altra bomba. Sì, aspetta, tempo. Sì, beh, mi ha tenuto un po' di roba, ma perché non mi dà più spalle? Personaggio? Boh. Allora, vediamo un po'. Traveler's War, una mano, sì, ma è una mano. Guadagno 1500 dopo uno scappo, dopo una fuga con successo, una stazione con successo. Gruppo disabile stacchiabile durante l'avventura. Once in game, let's take to use. I soldi li sto tenendo lì, non ci sto guardando, so che questi vanno comprati. Allora, andiamo. Anche effettivamente questo personaggio con la spada danzante, quando ci sono molte persone, è sicuramente con... c'è nessuno? Lanciatore di spade, che più che lanciatore dovrebbe essere incantatore di spade, mago guerriero psionico. Oh santalo, ancora che rompiballe. Okay. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo lì. Dobbiamo usare questi.
dai. Questa parte devo dire che mi ispira veramente poco. Allora, io devo andare da quella parte, cioè devo tornare da questa parte. Mi dispiace solo che non abbia la possibilità di correre. Posto di merda. Devo cortare la spada. I bei piedini. Danno d'arma 13 di vita, 9, 14 di vita, no, non tengo quello. Destrezza alimentare, stamina, non quello, non
sono del tutto sicuro, ma proviamo. Il portale è scappato un sacco di gente già. Cazzo, non c'è niente qua. Sai cosa? Manca 5 minuti con la vita e mezza. Per cercare di prendere tutto va a finire che ci rimango indietro, perché ormai mi conosco. Riuscite a recuperare un bel po' di materiale, siamo scappati, via, ce ne andiamo. Finalmente è tornato. Allora, questo qua
è un po' come fare il confronto da fornaio. Allora, vediamo un po', due, che partiamo da lungo, bracciali che io non posso usare, lo mettiamo qua, questo è un 17, 11, 9, 10, 1, 17. 14 di vita, 15 di vita. Ok, questo lo teniamo. Ah, non si riesco. Allora, Rusty Fire Knight cosa fa? Fight. Che noi abbiamo. Molto bene. Questo è la stamina, possiamo anche metterla giù. Voglio un campo di replica. Daga, altra daga, mettiamo qualcosa, cosa abbiamo? Destrezza. 8 di destrezza, 9, 2, 7, 2. 8 3 8 e 2, questo è il peggiore, lo possiamo indossare. Qui abbiamo scusate, Will Fight 10. Queste cose di fight, cominciamo a usarli. Serve a bere qualcosa. Non abbiamo spade. Va bene. Adesso andiamo a prendere un po' di spade. Cara il mio mercante. Che la sua abilità usiamola e direi che possiamo anche andare, perché di fight tiene 14 di bonus di scudo e aumenta la curazione del 28%, quello potrebbe essere anche interessante. Allora, io non so cosa ne pensate, ma a me ispira un casino. Nonostante io sia abbastanza incapace e a corto di manico, allora, comunque vedo che ci sono alcuni punti di inserzione che sono abbastanza sfigati.
per essere puntiglioso, ma è finito il cadavere. Secco, 121, 121 e 6. Così destrezza, intelligenza, 8 di destrezza, 7-8, 8 di destrezza, 8-2. Facciamo cambio. Questo reso. Allora, questo dà 1 di vita per secondo, esibiti solo nella corrente avventura. Effetto. Spettacolo! Aumento di 1 di vita per secondo. Molto buono.
cazzo adesso? Che cagata. Va bene, torniamo dopo. Vediamo se c'è qualcosa che staccheggia. Può staccare. Sette fisico al massimo vita, 8 fisico, ma non lo posso usare. Faccio qualcosa di verde. Potrebbe servire per il rock, ma non è così. Non posso con l'inventario. Vale. C'è qualche bestia che voglio morire.
nello stesso posto da dove sono nato, perché mi dà quell'impressione lì. Ah, niente, sono uscito senza volere, volevo rubarmi il cofano, il baule che c'era lì davanti. Questo è fight. Intelligenza, sinceramente non credo che sia in tutta l'estate. Li posso usare, 16 di danno, questo è 17. No, dai, squadra che vince, fight, destrezza. Allora, devo arrivare a 54, non ce l'ho, ma 35 di destrezza però è ragionevole. Vedo che anche questi cambiando man mano, comunque c'è il diario. Allora,
c'è il movimento di destrezza, è esattamente uguale. 121 e 8. Allora, questa la teniamo. Questa la teniamo. Perché se perdiamo quella spada lì, se ne danno le spade tarocche. E quindi vorrei evitare. Allora, 120, 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
Ok. Prendiamo il campo. Cosa abbiamo? Vince l'arena. Beh, l'arena è come multiplayer. E come multiplayer ne faccio anche meno. Fare del danno stagionale, portarlo a 20, portarne 2 a 20, portarne 3 a 20, 6, buonanotte. Reaper Werewolf, quello da pensarci, perché da parecchio da fare. Il lupo è abbastanza complicatino. Il PvE è abbastanza giocabile con un minimo di criterio che io spesso non ho. Il PvP è... ha il suo perché. Non avrei saputo come fare. Reggono il danno, i signori, i signorini. Topone? Visto che c'erano diversa roba, appunto questo per uscire. Allora, 155, 156, portiamo. 10, 7, 6.
cavolo. Questo taglio di riduzione finché scappa e muore. Proviamo. Quindi sicuramente lo prendiamo. Allora. Scusate. Allora, lasciamo questo e prendiamo quello. Beh, oddio, non è che poi sia tutta sta roba, eh. Non c'è posto, ecco, cominciamo a avere dei problemini. Che cosa posso fare? Allora, io questa balesta ho 9-8, dai, facciamo un cambio. Così almeno. Una spada restoration. Questo da 95 10 4 4, 5 10 4 4. Questo non è malaccio.
Allora, il punto è 10, 12, 8, 31, ah no, questo non me lo posso mettere, no, via, via questo, sì, perché questi qua li posso vendere, a parte che mi danno di più. Spada che non posso prendere ovviamente. Allora, aspetta.
immagino. Mi sono scordato del coso. No! Mi lancio un lago. Star lì a pitocchiare. Che sciocco. Veramente un asino. Allora, 155. 156. Questo si può buttare. 120. 121. Va bene. Andiamo a fare l'ultimo giro magari, vediamo come va. Ecco il mago lì, secondo me non è mica piaciuto il giro. Sono qua, sparatemi. Eccolo qua. Avete finito di... fatto vedere l'inventario. Beh, come vedete è veramente addittivo, un po' come tutti quei giochi su quella linea lì, per capirci. Stamina, stamina. Ma è stato un disastro, che è successo?
aspetta, come vedi? No? Ah, niente. Fiale. 16 qui con l'anno, 16 qui con l'anno, 16, 11. Meglio, questo si butta, questo no, abbiamo un 9-11, 9-11 come, mettiamoci quello, e basta. L'altro che mi intrippa un casino è... gente combattiva. Io nel combattere corpo a corpo sono un pochino meglio che la distanza, ma non ho il manico, come si suol dire. Allora, questo no, qua ci sono. Volevo scappare. Volevo scappare come un topo. Perché con le bende non ce la fai. Niente, si va così. A brutto grugno. Maremma la matozza. Allora, abbiamo un mago lì, dovrebbe essere... Uff.
quanto abbiamo fatto di oro? 160, cioè praticamente niente. Essere una buona run se trovasse qualcosa per curarmi. Una pozione per favore. 18 weapon, meglio di questo. C'era interruzione, abbiamo qua, prendiamo qualunque cosa perché siamo veramente alla frutta. Ci serve un'operazione più o meno immediato. Ma santa. C'è altro. Il problema è che se io non trovo
che curazione, questo può diventare veramente un problema. Uno di quelli che... sta robaccia. Niente, prendiamo questo. Tutto il mezzo di danno, non so. No, sicuramente no. 9, 2, 5. Quindi guarda, vediamoci quello. Guarda, io se ricordo bene, qua si apriva qualche portale. Non ci sono le porte, no, non ci sono le porte. Sono due addirittura. Che se non è tanto qui da me. Boh, io non sono...
Almeno chiudiamo la serata con un'uscita. Torniamo alla lobby. Bene, quello che vi posso dire finalmente di questo qua è che chiedetevi di far parte dei playtester, è abbastanza probabile che vi venga concesso, l'hanno dato a me senza guardarlo più di tanto, quindi mi dà l'impressione che è abbastanza fattibile. La prossima volta magari proviamo a capire anche qua subito. Con cosa giocherò la prossima volta, ma teniamo un set di 4 spade buone nel caso, 121 34 100 126 122. Ok, una, due, tre, quattro, cinque. Sto spulciando. Lascio qui, alla prossima.